Per me è un vero piacere essere qui a presentare Federica, sia perché è stata una compagna di studi presso la Scuola Superiore dell'Università di Udine, sia perché a mio parere è sicuramente un ottimo esempio sia per i nostri studenti attuali che aspirano a fare i magistrati, sia per i potenziali futuri studenti di giurisprudenza, un ottimo esempio di vocazione, come ci dirà, ma anche di dedizione. Perché le vocazioni poi, per diciamo, fiorire, hanno bisogno di dedizione. Federica, diciamo, il percorso di Federica parte da un punto di vista scolastico all'Istituto Tecnico Zanon, dopodiché nel 2007 comincia il percorso presso la Facoltà Giuridica Udinese, allora facoltà oggi Dipartimento di Scienze Giuridiche, col corso di laurea magistrale in giurisprudenza e assieme, poi ci spiegherà meglio cos'è, specialmente a favore degli studenti delle superiori, anche presso la Scuola Superiore dell'Università di Udine, percorso che porta a termine brillantemente nel 2012 e a quel punto comincia a dedicarsi, diciamo, potremmo dire principalmente a quella che era la sua vocazione, che è rimasta e che persegue anche ora, cioè la magistratura. E diciamo, e pone in essere tutta una serie di step che sono necessari e che erano soprattutto al tempo necessari per partecipare al concorso, come in particolare la scuola superiore, chiedo scusa, scuola di specializzazione per le professioni legali. Però non si limita a fare questo in questi anni che deve, di studio necessari per arrivare al concorso, ma fa anche tante altre cose, un percorso molto ricco. La pratica, la cosiddetta pratica forense, il tirocinio forense e anche il dottorato di ricerca sempre presso l'Università degli Studi di Udine. Infine, nel 2017 supera l'orale, quindi conclude la seconda fase del concorso in magistratura e per poi prendere servizio, ov'è tuttora, presso la Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Patti. Quindi un percorso molto ricco che ho voluto così riassumere, ci sarebbero tante altre cose da dire, ma poi vedremo man mano, ma per dare un po', specialmente a chi non ha ancora cominciato giurisprudenza, quindi non conosce questo mondo, una mappa un po' per orientarsi. E detto ciò, faccio a Federica la prima domanda, non scordandomi di dirvi che potete fare tutte le domande che volete nella nostra chat, che noi terremo monitorata man mano che appunto e cercheremo di rispondere subito o di riportare le vostre domande al termine, diciamo, di questa prima fase dell'incontro in cui noi proponiamo le nostre. E quindi dicevo, comincerei con questa domanda, cara Federica. Come è maturata la decisione di iscriversi a giurisprudenza, in particolare in questo humus dell'Istituto Tecnico Zanon, dove appunto non è una situazione liceale, dove, diciamo, secondo la mentalità, forse direi anche ampiamente superata dai fatti, maturano più le vocazioni per le facoltà umanistiche o sociali come giurisprudenza. Quindi raccontaci un po' i tuoi primi passi. Buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto il professor Mattanti per aver pensato a me per questo incontro, ringrazio Francesco per le parole fin troppo lusinghiere che mi ha riservato, un piacere anche per me essere qua con voi questa sera, seppur a distanza, sono connessa dalla Sicilia, da Patti, dove attualmente svolgo, come è stato detto, le funzioni di pubblico ministero, di procuratore. E spero insomma, di esservi utile in qualche maniera sia agli studenti che sono attualmente iscritti a giurisprudenza e che quindi da qui a qualche anno dovranno scegliere quale percorso professionale svolgere, sia per gli studenti che invece sono ancora alle prese con le scuole superiori, quindi dovranno scegliere tra qualche mese se iscriversi all'università, quale università, quale facoltà. Spero appunto di esservi utile con la mia esperienza. Vengo subito alla domanda che mi è stata posta. Giustamente Francesco, perché appunto mi conosce da tempo, parla di una vocazione verso la magistratura. Di fatto lo è, nel senso che la mia scelta di frequentare giurisprudenza nasce proprio perché volevo fare il magistrato. Quindi posso dire di aver realizzato quello che era il mio sogno da ragazzina, perché nasce questo interesse dalle scuole superiori quando avevo 14-15 anni, quando iniziavo a studiare diritto.
ho sempre avuto, a dire la verità, fin da piccolina, l'interesse verso tutto quello che riguardava il mondo investigativo, il mondo delle indagini, quindi ho sempre letto romanzi gialli piuttosto che film o serie televisive che avessero anche una minima attinenza con le indagini. E nel, diciamo, nell'affrontare queste letture, nel leggere questi film, c'era sempre questa figura del magistrato, del pubblico ministero, che non sapevo bene che cosa fosse. Cioè, fin da bambini tutti abbiamo ben chiaro chi è il carabiniere, chi è il poliziotto, e il pubblico ministero, a meno che non ci sia qualche, diciamo, qualche magistrato, qualcuno in famiglia che conosca già cos'è il pubblico ministero, se no non sa che cos'è. Quindi successivamente ho scoperto, appunto studiando alle scuole superiori, all'istituto tecnico, studiando anche il diritto penale, ho scoperto che in realtà il pubblico ministero è colui che coordina effettivamente le indagini, quindi quello che decide cosa deve essere fatto, che raccoglie tutti gli elementi che emergono nel corso delle indagini, che cerca quindi di capire, di ricostruire quello che è accaduto, i fatti come sono accaduti, e che poi batte e combatte di fatto l'udienza per cercare di sostenere questa sua tesi. Ecco. E da lì nasce questa mia passione. Poi, il momento in cui mi sono iscritta alla facoltà, ho tenuto quindi in considerazione questi miei interessi che avevo, ma ho valutato anche il fatto che giurisprudenza mi apriva una serie di possibilità non da poco, che non sono comuni alle altre facoltà. E intendo dire che, appunto, se questa passione mi fosse venuta meno, se avessi perso la voglia di studiare per questo concorso, avrei avuto di fronte una serie di opportunità. Gli studenti che sono attualmente iscritti a giurisprudenza so che hanno seguito altri incontri di orientamento, quindi sanno già quali possono essere i percorsi alternativi che la laurea in giurisprudenza può offrire, dal consulente del lavoro al giurista, cosiddetto giurista dell'impresa, a tutti i concorsi pubblici, dagli enti locali, comuni, regioni, ai ministeri nazionali. Per chi ha una vocazione internazionale può aprire anche percorsi all'estero, quindi percorsi presso le istituzioni europee piuttosto che le organizzazioni internazionali. E quindi apre appunto tutta questa serie appunto di possibilità che una volta appunto laureati si può prendere in considerazione come percorso poi professionale. Ho tenuto in considerazione quindi tutte queste cose nel momento in cui mi sono iscritta a giurisprudenza. Abbiamo capito dalla tua precedente risposta che le tue idee erano molto chiare riguardo al tipo di facoltà a quale iscriverti, giurisprudenza. Ma la scelta di Udine come è avvenuta? Perché Udine? Perché non un'altra facoltà, un'altra sede universitaria? Allora, il mio è stato essenzialmente un ragionamento di finanza biografica. Devo dire che onestamente ho considerato il fatto che abitavo in provincia di Udine, già le scuole superiori le ho fatte a Udine, quindi iscrivermi a Udine non avrebbe comportato grosse modifiche in quella che era la mia vita. Avrei continuato a fare la pendolare tra casa mia e Udine. Quindi essenzialmente di fondo una ragione di vicinanza e anche, se vogliamo, di responsabilità economica verso la famiglia, verso i miei genitori. Quindi non volevo, diciamo, la facoltà di giurisprudenza c'era a Udine, non volevo andare ad iscrivermi ad altre facoltà per, come dire, sobbarcare la mia famiglia di ulteriori spese per un'università fuori sede. A questo poi si aggiunge anche che appunto, proprio nel momento in cui dovevo iscrivermi all'università di giurisprudenza, mi sono confrontata con una ragazza che aveva due anni più di me e che frequentava all'epoca l'università Udine di giurisprudenza, e me ne parlò in maniera molto in termini molto entusiastici, e quindi mi convinsi ancora di più a frequentare e a iscrivermi a Udine. In più poi scoprì anche l'esistenza della scuola superiore che ha già anticipato Francesco, nella quale appunto ci siamo conosciuti, ecco. E non so se devo parlare direttamente, vado in continuazione, c'è una domanda ad hoc sulla scuola superiore. Vado in continuazione, mi dicono, perfetto.
Allora, la scuola superiore dell'università, proprio durante gli incontri di orientamento dell'università, scoprì l'esistenza di questo istituto, nel senso che avevo sentito parlare della Normale di Pisa, di questo istituto di eccellenza, ma non sapevo né bene cosa fosse, in che cosa consistesse, né sapevo che ce n'erano, diciamo, altri similari in giro per l'Italia nelle varie università. Uno, e l'Università di Udine aveva questo istituto, chiamiamolo così, di eccellenza. In che cosa consiste la scuola superiore dell'università? Tutti avete fatto un incontro anche ad hoc, lo dico per gli studenti ovviamente che devono iscriversi ancora all'università, probabilmente avete fatto nell'ambito degli incontri degli student day anche un incontro ad hoc sulla scuola superiore. In poche parole, lo studente che frequenta la scuola superiore non è altro che uno studente universitario come tutti gli altri, quindi frequenta i corsi universitari della sua facoltà e accanto a questi ha dei corsi aggiuntivi che vengono pensati per gli studenti appunto della scuola superiore. Non so se sono cambiate le cose nel corso del tempo, io mi sono laureata ormai 9 anni fa. Comunque all'epoca erano complessivamente 5 corsi ad anno, notevolmente più brevi rispetto a quelli universitari, nel senso che i corsi universitari durano 2 o 3 mesi, questi duravano una manciata di lezioni di fatto, perché avevano 16, o duravano 16 ore quelli cosiddetti disciplinari e 10 ore quelli interdisciplinari. E c'è l'obbligatorietà di frequentare questi corsi, non ci sono esami finali da sostenere all'esito di questi corsi, ci sono solo 2 tesine da fare all'anno, tesine anche quelle di un numero di pagine abbastanza esiguo, ecco, si trattava di tesine di 20 facciate, 20 pagine. E per rimanere all'interno della scuola superiore bisogna mantenere una certa media negli esami dell'università. In poche parole, ogni anno bisogna concludere gli esami che sono previsti dal piano di studi dell'università e bisogna mantenere una media del 27 e non accettare voti inferiori a 24. Questi sono diciamo, gli oneri che vengono richiesti allo studente della scuola superiore. E a fronte di questi oneri ci sono anche i benefici che sono considerevoli, nel senso che non si pagano le tasse universitarie, e soprattutto viene garantito vitto alloggio a Udine all'interno di una struttura che adesso è il Topo Wasserman, l'Istituto Topo Wasserman di Agemona, dove ogni studente ha una propria stanza con un proprio bagno e insomma si vive come se si vivesse in un collegio appunto universitario in tutti gli effetti. E, per accedere alla scuola superiore è previsto un esame iniziale che consiste, all'epoca consisteva, non so se permane ancora la stessa regola ad oggi, consisteva in 2 prove scritte e poi una prova, superate le prove scritte, si ha la prova orale in cui si portano 2 materie a scelta. E quindi io ho seguito appunto a fianco al normale percorso di studi dell'università, ho seguito questo ulteriore percorso e non riuscirei a immaginare, diciamo, il mio percorso universitario scisso senza la scuola superiore, nel senso che quando penso all'università per me è qualcosa di proprio connesso con la scuola superiore. Anzi, posso anche dire che la scuola superiore è stata forse la chiave che ha contrassegnato poi quello che è stato innanzitutto sicuramente il mio percorso universitario, perché il passo seguito per poter affrontare tutti gli esami in tempo e anche mi ha spronato a fare sempre meglio, a studiare in maniera seria e in modo tale da presentarmi ai vari esami per passarli con un voto che fosse abbastanza alto e passarli al primo colpo. Ecco. Quindi mi ha dato appunto il passo giusto per affrontare lo studio universitario. Quindi è stato molto importante. Ecco. Concordo con te, Federica, che
essere assieme anche in collegio rendeva l'università un'esperienza forse più totale ancora, no? In positivo e in negativo. Come avrete capito, la dottoressa Urban, parlavo prima della tenacia, gli abbiamo detto circa i temi dell'intervista e lei è preparata su tutti alla perfezione, potrebbe portarla a termine da sola, noi siamo quasi superflui. Allora io, che invece non mi faccio scoraggiare e mettere in difficoltà, adesso provo a mettere in difficoltà lei rompendo un po' le nostre logiche e diciamo formulando questa domanda un po' rituale. Parliamo di questi anni dell'università. La domanda generale è: qual è stata la tua esperienza? Declinata così, cosa ti ha fatto più penare? Cosa ti ha fatto più divertire? Una cosa che toglieresti e una cosa che aggiungeresti al tuo percorso di studi, ma anche di vita universitaria, ecco, visto che parliamo anche a studenti. Allora, cosa mi ha fatto più penare? Sicuramente l'esame di istituzioni di diritto privato, che sta, che è, diciamo, per lo studente che inizia l'università, è lo scoglio iniziale che si trova a dover superare, appunto, ecco, così il primo anno c'ha questo grosso malloppone, istituzioni di diritto privato, e quindi quello posso dire che è stato, diciamo, la cosa che mi ha fatto più penare, perché superato quello poi in realtà è andato tutto filato, tutto liscio. E quello che mi ha fatto più divertire, credo anche lì sia connesso comunque con la vita all'interno della scuola superiore, quindi i momenti di convivialità che avevamo a qualsiasi ora, ecco. Uno scendeva anche alle 2 di notte e trovava sicuramente qualcuno nella sala comune che giocava a carte piuttosto che guardava la televisione, insomma c'era sempre diciamo uno spirito molto, sì, molto, o studiava, perché c'erano chi studiava solo di notte, c'era chi dormiva di giorno e studiava di notte, quindi lo si trovava in aula studio. E poi non mi ricordo le altre cose. Cosa toglieresti e cosa aggiungeresti? Cosa toglierei? Non saprei rispondere a questa domanda, nel senso che quello che su un momento avrei tolto successivamente si è rivelato comunque utile. Cioè, non lo so, certi esami che magari sembravano, come dire, superflui o non attuali, non lo so, adesso so che probabilmente mi direte, ma ad esempio filosofia del diritto, che non si ha la percezione immediata della, diciamo, utilità pratica che può avere, in seguito comunque si dà qualcosa che ti consente anche di collegare poi molte cose, quindi lo si ritrova, diciamo, uno studio che sul momento uno dice ma io non voglio studiare filosofia, fatemi studiare, che ne so, nel mio caso penale, procedura penale, che era quello che mi interessava di più, in realtà successivamente si è rivelato appunto utile. E cosa aggiungerei? Ma direi che sono abbastanza soddisfatta del percorso e di quello che mi è stato offerto all'università, anzi devo dire che non posso lamentarmi né dell'insegnamento né delle possibilità anche pratiche, se vogliamo, che vengono offerte, ecco. Per cui non toglierei niente, non aggiungerei niente. Senti Federica, si discute tanto sulla capacità della nostra università, io parlo soprattutto di giurisprudenza, che ha ancora un taglio piuttosto tradizionale, a preparare al mondo del lavoro e prima ai concorsi. Tu cosa pensi della nostra, come è ancora strutturata giurisprudenza? Tu hai avuto, diciamo, quello che ti è servito poi per affrontare i concorsi e il mondo del lavoro, o pensi che sotto certi profili alcune modifiche di cui si parla potrebbero essere utili o necessarie, ecco. Allora, io penso che sia fondamentale lo studio teorico,
Allora, nel mio percorso lo è stato tant'altro perché senza studio teorico il concorso di magistratura non si supera, c'è poco da fare, per superare il concorso bisogna studiare e basta, studiare, prendere i manuali, mettersi lì di buona lena e con pazienza perché non è un percorso breve, è un percorso lungo, però sicuramente lo studio teorico serve, ma penso che sia essenziale anche per affrontare qualsiasi altra professione, nel senso che si impara poi la professione facendola. È ovvio che nel momento in cui uno mette piede per la prima volta in uno studio legale ha l'impressione di non saper fare niente, perché sta imparando in quel momento, cioè le cose che si sono studiate, faccio l'esempio che che mi è capitato. Primo giorno di pratica all'interno del suo legale mi dicono: bene, questo è un fascicolo abbastanza semplice, fai l'atto di precetto. Mi è caduto il mondo perché ho detto: da dove incomincio con l'atto di precetto? Perché sapevo collocarlo, avendo studiato, sapevo anche, ricordavo anche qualche elemento del contenuto essenziale dell'atto di precetto, però adesso da che parte incomincio, come lo intesto, come lo scrivo, come incomincio. Ma sono tutte cose che si imparano, direi, anche abbastanza velocemente, perché una volta che si passano, insomma, questi modelli, il tuo avvocato si passa questi modelli, poi quello che conta è come lo metti dentro, come inserisci il contenuto all'interno di quest'atto. E quindi è imprescindibile lo studio per forza di cose. Quindi ritengo che un'università tradizionale sia assolutamente ottima per qualsiasi strada uno poi prenda. Ecco. Uno che affronta giurisprudenza deve appunto mettere in conto che deve appunto studiare molti concetti teorici, ma che poi serviranno, appunto, ripeto, in qualsiasi professione. Federica, adesso tu parli a degli studenti che ti guardano e valutano, no, se cominciare questo percorso di magistratura. Allora, parliamo del dopo a questo punto, ma ti faccio la domanda in una prospettiva specifica. Parlaci dal punto di vista della Federica appena laureata. Che cosa ti è passato per la testa? Sapevi che dovevi cominciare questo percorso di studio. Io so che hai fatto tante cose, un po' ne ho dette, alcune non ne ho dette, la pratica forense e via dicendo. Quindi, quali sono i ragionamenti che ti hanno portato a cominciare certe scelte, certi percorsi, e come poi li hai messi in pratica fino al momento del concorso, tra virgolette? Allora, come accennavo prima, appunto, il concorso è sempre stata il mio obiettivo A, però sappiamo tutti che pur per quanto uno possa studiare, per quanto uno possa impegnarsi, per quanti anni dedica appunto allo studio, non è detto che poi raggiunga il risultato sperato. E quindi è fondamentale, secondo me, anche tenersi aperte altre possibilità, altre strade, perché se non dovessi andare appunto nella strada A, ci devono essere altre alternative e non bisogna farsi abbattere dal fatto, io probabilmente lo dico perché sono fiera di aver raggiunto l'obiettivo A, però secondo me non bisogna abbattersi se non viene raggiunto, e quindi ci cimenta con altri percorsi. Io proprio per mantenere aperte più possibilità, immediatamente dopo la laurea, proprio 2 settimane dopo essermi laureata, ho iniziato la pratica forense. La pratica forense che ho portato a termine in uno studio legale anche abbastanza piccolino, insomma a Udine, ed è stata, devo dire, una buona palestra, non soltanto perché da un lato ho visto appunto per la prima volta l'aspetto pratico, e quindi ho cercato di mettere in pratica appunto le conoscenze universitarie, ma è stato utile proprio perché mi sono convinta che se non fosse andato bene la mia strada A, mi trovavo bene anche nella strada B, quindi nel mondo dell'avvocatura. Ecco. Ho iniziato questa pratica e successivamente
effettivamente dopo qualche mese iniziavano i corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, perché non so se lo sapete, ma il concorso di magistratura è un concorso cosiddetto di secondo livello, nel senso che non basta la laurea in giurisprudenza per iscriversi al concorso, ma occorrono altri titoli, tra cui appunto la scuola di diploma della scuola di specializzazione che dura 2 anni. E che era, diciamo, la strada all'epoca, era la strada più breve, più veloce per ottenere un titolo per poter accedere, per poter iscrivermi al concorso. E quindi iniziai a frequentare questa scuola di specializzazione, la più vicina appunto a Padova, e quindi per un periodo mi sono divisa di fatto 3 giorni a Udine presso lo studio legale. E 3 giorni a Padova a seguire le lezioni della scuola di specializzazione, che non sono altro che lezioni di approfondimento rispetto alle materie che si sono studiate all'università, con un taglio pensato appunto per i concorsi, per l'esame di Stato, quindi un taglio, diciamo, non si ripercorrono tutti gli istituti, ma vengono selezionati quegli argomenti, tra virgolette, più caldi, o perché ci sono state delle riforme normative, o perché c'è stata qualche sentenza delle sezioni unite, o perché sono argomenti particolarmente discussi dalla dottrina o anche dalla giurisprudenza, e quindi si focalizzano, diciamo, si fanno dei focus su argomenti, su tutte le materie, quindi sia su civile, penale e amministrativo, che sono le 3 materie del concorso di magistratura, ma anche sulle procedure, procedura civile, procedura penale, anche diritto del lavoro, diritto commerciale, si cercano di fare dei focus appunto sulle materie. E quindi, diciamo, ho fatto questo percorso all'interno della scuola di specializzazione. Tra l'altro, durante il secondo anno della scuola di specializzazione, ormai ho finito la pratica al suo legale, quindi 3 giorni che prima andavo a Udine allo studio legale, una volta finita la pratica, li ho utilizzati per provare un'esperienza, diciamo, nuova, ossia fare il pubblico ministero delegato per le udienze davanti al giudice di pace. E questo l'ho fatto al Tribunale di Pordenone. Ed è stata un'esperienza per me, diciamo, la conferma di quello che volevo fare, perché lì ho fatto le funzioni, appunto, ho esercitato le funzioni del pubblico ministero, seppur nelle udienze, diciamo, del giudice di pace, quindi con reati molto bagatellari, ecco, le diffamazioni piuttosto che le lesioni. All'epoca c'erano ancora le ingiurie, anche non era ancora stato depenalizzato il reato di ingiurie, quindi reati molto semplici. Però andavo appunto da sola in udienza, e quindi facevo il pubblico ministero in quella forma. E l'ho fatto per qualche mese, e questo appunto per me ha rappresentato, come dicevo, la conferma del percorso che volevo fare. E, non so se ho risposto alla domanda, nel senso che ho cercato appunto di differenziare, ecco, di fare, focalizzandomi ovviamente su quello che era il mio obiettivo principale, però ho cercato di tenermi aperte altre alternative, fermo restando che la cosa prioritaria che comunque ho continuato a fare in quegli anni era studiare, perché appunto sapevo che per passare il concorso bisognava studiare, ecco. Mi pare di ricordare che nella presentazione Grisostolo abbia evidenziato il fatto che tu hai fatto anche il dottorato. Peraltro, mi pare che ci siamo conosciute in quel periodo. Ecco, l'esperienza di dottorato, come quindi è successiva al conseguimento del titolo di avvocato, se non ho capito male, e perché hai deciso anche di presentare il corso di dottorato? Allora, ho deciso di fare il dottorato quando ho finito, diciamo, sia la pratica professionale sia la scuola di specializzazione. A quel punto, avevo finalmente il titolo per poter accedere al concorso, perché avevo il diploma della scuola di specializzazione e avevo anche l'abilitazione professionale, perché nel frattempo ho fatto l'esame di abilitazione per l'avvocatura. E quindi potevo finalmente aspettare il bando, che ci fu il bando per potermi iscrivere al concorso. Non si sapeva però esattamente quando sarebbe uscito questo bando, perché tendenzialmente la cadenza è annuale, però negli ultimi anni,
Talvolta è saltato, qualche anno è saltato il bando di magistratura. Quindi non volevo, diciamo, chiudermi proprio definitivamente in casa e studiare, passare le mie giornate soltanto a studiare, non avere, diciamo, qualcos'altro da fare. Al tempo stesso però non volevo neanche trovare qualcosa, un'occupazione, un qualcosa che mi sottraesse eccessivamente tempo allo studio, perché quello doveva rimanere appunto la mia priorità, la preparazione al concorso. E ho pensato quindi che la cosa, la soluzione che mi avrebbe consentito di appunto uscire di casa concentrarmi anche sullo studio fosse potesse essere il dottorato di ricerca. E quindi mi sono iscritta al concorso di ammissione che è il dottorato di ricerca, era il dottorato di ricerca intrateneo con l'Università di Udine e Trieste, e lo superai e quindi iniziai questa avventura che è stata, devo dire, molto, molto, molto bella anche questa. E lì avevo modo di collaborare con la professoressa Montanari, che ovviamente è stata, diciamo, la mia coordinatrice in quegli anni del dottorato, ma già fin da prima, ecco. E poi appunto quella cattedra di procedura penale, che era tra le materie preferite, la mia super preferita, appunto, oltre a diritto penale. E quindi io ho collaborato appunto con la cattedra del professor Scella e della professoressa Rondi. E niente, e quindi dicevo appunto questa soluzione è stata ottima perché mi consentiva appunto di andare alle varie lezioni del corso di dottorato, però mi dava lo spazio, tutto lo spazio di cui necessitavo per poter studiare. E in quei 3 anni, il dottorato dura 3 anni, in quei 3 anni ho sostenuto appunto il concorso di magistratura, sia le prove scritte sia la prova orale. Tant'è che poi ho ultimato, diciamo, quando ho discusso la tesi di dottorato, avevo già iniziato il cosiddetto tutorato, quindi la parte, diciamo, la pratica dopo aver superato il concorso. Diciamo, sono cadute a livello proprio cronologico, sono cadute perfettamente, insomma, la fine del dottorato con l'inizio della magistratura, del percorso all'interno della magistratura. Cara Federica, un anonimo ti chiede: per accedere al concorso è necessario frequentare una SSPL oppure è sufficiente affiancare un magistrato per i 2 anni di tirocinio? La mia domanda in scaletta sarebbe stata: quali sono i requisiti che bisogna possedere per poter partecipare? Quindi faccio i complimenti all'anonimo per il tempismo. Passo la parola a te, non aggiungendo una mia domandina così, per far capire anche il lato umano di questo percorso, molto secca. Hai mai pensato di mollare? Allora, per poter accedere appunto al concorso ci sono richiesti alcuni requisiti. Oltre alla laurea in giurisprudenza, i titoli che uno deve possedere, in alternativa ovviamente tra loro, sono o il diploma della scuola di specializzazione per le professioni legali, o il dottorato di ricerca, o l'abilitazione all'esercizio della professione forense, quindi essenzialmente il superamento dell'esame di abilitazione. Non è necessario poi che uno eserciti, si scriva l'albo di eserciti, ma è sufficiente il superamento dell'esame. Oppure, questa è una possibilità che è stata introdotta nel 2013, la possibilità di fare dei tirocini presso gli uffici giudiziari, quindi essenzialmente affiancare appunto un magistrato in tribunale o in procura. Anche io, ad esempio, ho un tirocinante che fa questo percorso, che ha iniziato questo percorso esattamente un anno fa. Anche il tirocinio, come la pratica professionale, dura 18 mesi. E alla fine di questi 18 mesi si ha il titolo, appunto uno dei titoli che possono servire per accedere al concorso. Quindi assolutamente è sufficiente volendo anche questo. Quando mi sono laureata io però, ossia nell'aprile del 2012, non c'era ancora questa possibilità. E quindi all'epoca il percorso più breve per poter ottenere un titolo per accedere al concorso era la scuola di specializzazione per le professioni legali, perché al termine dei 2 anni si era sicuri di avere questo titolo. Poteva essere l'alternativa anche l'abilitazione, e in effetti i 2 titoli mi sono arrivati contestualmente, però la differenza è che l'esame di abilitazione può andare bene al primo colpo, ma può non andare bene al primo colpo, quindi a quel punto si impiega, diciamo,
di più per avere il titolo per accedere al concorso. Sicuramente adesso il percorso più breve è quello, e anzi lo consiglio, anche perché in questa maniera uno può vedere anche quello che si fa poi che si andrà a fare poi. Quindi se uno ha questa passione, diciamo, verso gli uffici giudiziari, in questa maniera può entrare e vedere con mano quello che succede. Quello che però lo consiglio, appunto, è di dosare le forze, nel senso di non lasciarsi prendere dall'entusiasmo, perché quando si comincia appunto questo percorso, diciamo, di tirocinio, non si è da magistrati, quindi diciamo di fare le ore, io consiglio di fare le ore minime che sono previste, che dovrebbero essere 20 o 25 settimanali, e il resto del tempo studiare, perché bisogna superare un concorso, ecco. Senti Federica, forse dunque ci hai spiegato quali sono i requisiti che bisogna possedere per accedere, per poter partecipare al concorso. Una volta superato il concorso, forse non è chiaro che cosa si va a fare. Voglio dire, quando uno supera un concorso è abilitato a svolgere le funzioni di magistrato, ma poi ci sono diverse figure di magistrato. Come avviene la scelta della funzione? Allora, il concorso è unico, cioè si accede al concorso per magistrato. Quindi nel momento in cui uno si iscrive non deve già stare con un percorso piuttosto che l'altro. Siamo tutti, diciamo, uguali. Nel momento, e anche nel momento in cui lo si supera, c'è una graduatoria e tutti siamo semplicemente magistrati senza aver scelto, siamo uditori, si chiama uditore, la figura appunto del magistrato che inizia e fa questo periodo di uditorato, che è un periodo di tirocinio, che ha la durata di un anno e mezzo. Dopo il primo anno, in cui durante il primo anno si sperimentano le tre funzioni, quindi il giudicante civile, il giudicante penale e il requirente, quindi il pubblico ministero, tutti quelli che hanno passato quel concorso vengono convocati in un'unica sede a Roma, tendenzialmente, e lì viene stilata una graduatoria, ovviamente questa è la graduatoria di merito all'esito del concorso, e sulla base di questa graduatoria di merito poi vengono aggiunti dei punteggi per figli, matrimonio e quant'altro, si sceglie la sede e la funzione che si andrà a svolgere. Quindi è solo in quel momento che uno sceglierà cosa andrà a fare, e nella scelta può mettere in conto ovviamente diversi fattori, nel senso che uno sceglie perché gli piace più una funzione rispetto all'altra, o semplicemente perché uno ha ormai la famiglia in una certa area geografica e quindi, diciamo, tra virgolette sacrifica la funzione ma al posto vicino a casa. E nel mio caso, ad esempio, quando ho scelto, avendo appunto questa vocazione, se vogliamo chiamarla malattia, non lo so, per questa funzione pubblico ministero, io scelsi appunto la funzione, diedi prevalenza alla funzione, ed è la ragione per cui sono diciamo finita così lontano da casa. Se non avessi scelto, diciamo, la funzione, se avessi avuto qualche altra esigenza, ad esempio di rimanere vicino a casa, avrei avuto la possibilità, perché avevo ancora un posto a, ad esempio, Pordenone, che era a mezz'ora da casa mia. Però avrei dovuto, tra virgolette, sacrificare la funzione, avrei dovuto fare il giudice, e avendo appunto questa voglia di fare il pubblico ministero, ho deciso di fare questa esperienza, che devo dire è molto, molto istruttiva sotto tutti i punti di vista, lontano da casa. Abbiamo capito quindi che la scelta è diciamo determinata dalla graduatoria, dalla volontà di seguire o privilegiare, bilanciare più diciamo il tipo di funzione o la vicinanza geografica. Però poi, insomma, questa assegnazione alla sede è definitiva, o quali sono i modi anche di variare, diciamo, sia sulla funzione a questo punto che sulla geografia, tra virgolette, mi verrebbe da chiederti. Intanto ricordo a tutti che possono fare le domande in chat, non siate timidi, anche perché noi stiamo volgendo un po' al termine di questo percorso di domande nostre, e saremo contenti di porre anche le vostre. Scusa Federica, prego. Sì, sono previsti, diciamo, cioè, è prevista la possibilità ovviamente sia di cambiare funzione che di trasferirsi come sede.
La magistratura attualmente non prevede la separazione delle carriere, quindi si può passare benissimo, diciamo, da una funzione all'altra, ovviamente in distretti diversi. Cioè, se io qui sto esercitando la funzione di pubblico ministero, qui non potrò, diciamo, nel distretto di Messina, non potrò mai esercitare la funzione di giudice, ma lo posso benissimo fare altrove, ecco, e viceversa, chi fa il giudice può fare il pubblico ministero. È ovvio che per passare, diciamo, da una funzione all'altra è necessario innanzitutto che passino un certo numero di anni, cioè per ogni sede, per ogni funzione è necessario che passino almeno 4 anni. Dopo 4 anni uno è legittimato a trasferirsi o è legittimato anche a cambiare funzione. In realtà per il cambio di funzione dovrebbe avvenire forse dopo 5 anni. Ad ogni modo è comunque una facoltà prevista. Periodicamente, direi una volta, anche forse 2 all'anno, vengono pubblicati, il CSM pubblica quello che viene definito il bollettone, cioè un elenco di posti che sono vacanti, e chi è legittimato, quindi chi sta già da 4 anni nella sede in cui si trova, può fare domanda appunto di trasferimento. Quindi nel mio caso, ad esempio, sono qua da 2 anni, tra 2 anni quindi legittimo, a quel punto posso valutare un trasferimento, ovviamente valuterò i posti che ci sono e se mi conviene farlo subito lo farò subito, altrimenti lo farò quando vorrò, nel senso che basta rimanere 4 anni in una sede, dopodiché ci si può appunto spostare. E devo dire che non è, diciamo, meno che non si punti alle sedi più grandi, Roma, Milano, Napoli e diciamo gli uffici giudiziari che stanno nelle zone esattamente limitrofe a Roma, Milano, per il resto è abbastanza possibile lo spostamento. Ecco. Senti Federica, allora, da quello che ci hai raccontato direi un percorso ineccepibile, però se tu ti guardi indietro, pensi un po' al passato e hai qualche ripensamento, voglio dire, avresti fatto altre scelte, pensi che altre scelte avrebbero potuto cambiare le sorti o migliorare, rendere più agevole il tuo percorso? Ma avendo raggiunto, diciamo, il mio obiettivo, direi di no, nel senso che rifarei tutto come l'ho fatto, rifarei, consiglio anche chi ha diciamo, un particolare interesse, non la definisco vocazione, ma un particolare interesse verso qualcosa, di provarci in tutti i modi. Mi era stato prima chiesto da Francesco se avessi avuto dei momenti di scoraggiamento. Sì, li ho avuti perché non ho passato il concorso alla prima volta, l'ho passato alla seconda volta. E devo dire che dopo la prima volta ci sono rimasta molto male, però è stato utile, comunque sì, è stato utile perché mi ha consentito di capire a che livello fosse la mia preparazione. Avevo studiato un anno, quando, cioè un anno intero proprio, per prepararmi a questo concorso, e quindi però non era ancora sufficiente. E quindi quando sono tornata da Roma dopo il primo tentativo ero abbastanza abbattuta. Ho lasciato passare tutta l'estate, devo dire, cercando di pensarci il meno possibile e senza toccare il libro, diciamo, perché ho bisogno di liberare la mia mente. Però poi ho detto ci devo riprovare e mi ero data almeno altre, diciamo, 2 possibilità. Ho detto mi do al massimo 3 tentativi, se non li provo basta, questa non era la mia strada, cambio percorso. E devo dire che invece il secondo tentativo sono andata con maggiore consapevolezza, anche perché il concorso non è facile fisicamente da affrontare, oltre che psicologicamente, perché ci si trova tutti a Roma, alla fiera di Roma, si è in tanti provenienti da tutta l'Italia, la mattina ci si sveglia presto per raggiungere la fiera, si fanno tutti i controlli di sicurezza, ci sono insomma lunghe ore di attesa prima di arrivare alla prova, poi quando viene dettato il tema partono le 8 ore e sono 3 giorni, diciamo, abbastanza faticosi. Quindi avendo riprovato, diciamo, una prima volta, la seconda volta ero già più preparata a quello che mi aspettava, quindi tra virgolette psicologicamente, per quanto possibile, comunque psicologicamente più tranquilla della prima volta.
E quindi insomma ci sono stati momenti, sì, penso che siano in tutti i percorsi, penso che ci siano momenti in cui uno dice chi me la faccio fare perché devo sacrificare anche molte ore nello studio piuttosto che uscire a divertirmi. Però ne vale la pena, ecco, se uno poi appunto, ha la fortuna e il privilegio di superarlo, devo dire che ne vale la pena. E quindi consiglio a tutti quelli che hanno un minimo interesse per qualcosa di provarci e di non abbattersi alla prima difficoltà, di riprovarci almeno un'altra volta. Sì, Federica, devo dire, trovo molto apprezzabile che tu abbia condiviso anche questo aspetto umano, anche perché un domani qualcun altro passerà per questi, diciamo, momenti anche di scoraggiamento e deve sapere che c'è qualcuno che non ha ceduto allo scoraggiamento e che poi se l'avesse fatto avrebbe fatto molto male, perché la volta dopo ce l'ha fatta. Devo aggiungere che anche una qualità della dottoressa Urba che mi sono dimenticato di dire all'inizio è l'umiltà. E io che sono testimone di quei periodi posso dire che non è il tipo di persona che ha fatto questo percorso convinta che ce l'avrebbe fatta, perché vedeva anche quanti sono i partecipanti eccetera. Io però posso dire di me stesso che ho sempre confidato che ce l'avrebbe fatta e avevo ragione. Detto ciò però mi sono reso conto che forse nella nostra intervista c'è una piccola lacuna. Cioè abbiamo detto motivata a fare questo bel lavoro, sono contenta di essere arrivata a farlo perché mi piace. Però forse diciamo una cosa, dato che ci dice è un bel lavoro, e nella testa, specie anche degli studenti delle superiori, ma anche dei nostri studenti dell'università, poi in fin dei conti forse fanno fatica a immaginarsi cosa vuol dire. Allora, ci racconti in due parole la tua giornata di lavoro. Immagino ci saranno più tipologie di giornate, quelle in cui hai le udienze, quelle in cui fai, che cosa fai in concreto? Devo dire che la mia giornata è caratterizzata dall'imprevisto continuo, cioè nel senso uno parte la mattina che vuole fare una determinata cosa e se riesce a farla è bravo. Perché appena arrivi ti trovi qualcosa sulla scrivania, ti bussa alla porta perché ha bisogno di parlare con te, mi riferisco non solo agli avvocati ma quanto alla polizia giudiziaria, ad esempio, che viene per chiedere che cosa deve fare per fare il punto di una particolare indagine, per chiedere qual è la prossima mossa, diciamo, da fare. Quindi innanzitutto bisogna partire da questo, che di programmato, a parte le udienze, c'è ben poco. E, per quanto riguarda appunto materialmente cosa faccio, a me arrivano fascicoli, diciamo, con le nuove notizie di reato, quindi le denunce essenzialmente per i vari reati possibili. E quindi a quel punto io prendo il fascicolo, leggo la denuncia e faccio la delega alla polizia giudiziaria per, non so, acquisire documentazione, sentire, assommare informazioni delle persone, per, non so, fare delle perquisizioni. Faccio la delega dell'atto che deve essere fatto dalla polizia giudiziaria. Al che quindi mi torna materialmente poi l'esito di questa delega, io valuto se ci sono tutti diciamo, gli accertamenti che si potevano fare e a quel punto definisco, tra virgolette, il fascicolo, cioè decido se ci sono, se la querela era fondata, allora faccio il capo di imputazione e quindi l'avviso conclusione indagini, se invece la notizia non era infondata, non ci sono elementi per sostenere l'accusa in giudizio, allora a quel punto faccio la mia richiesta di archiviazione. Quindi essenzialmente faccio questo. Dopodiché ci sono quei fascicoli in cui c'è la necessità di chiedere delle misure cautelari per le persone, sono per lo più, devo dire, in questa fase storica che sono un sacco di, li chiamiamo codici rossi, sono le denunce per stalking e per maltrattamento che purtroppo ci riempiono le scrivanie. E molto spesso in questi reati bisogna intervenire subito con un allontanamento dall'abitazione familiare in caso di maltrattamento o nel divieto di avvicinamento in caso di stalking, se non anche misure più rigorose come il domiciliare piuttosto che il carcere, e a quel punto quindi bisogna scrivere la richiesta di misura cautelare. Poi ci sono le fermate d'udienza, come per me lo sarà domani, e quindi nei giorni precedenti uno si prende i fascicoli delle varie udienze e se li studia, perché domani ci possono essere fascicoli in udienza che vengono per la discussione, quindi devo leggere tutta l'istruttoria che è stata fatta per poi prepararmi la discussione.
ci sono fascicoli che vengono per sentire testimoni, quindi bisogna preparare, diciamo, una scaletta di quelle che possono essere le domande da porre a questi testimoni. E quindi questo è, diciamo, il lavoro del pubblico ministero. E questa settimana, peraltro, sono di turno, il mio bel telefonino, vecchio modello del turno, quindi quando suona c'è qualcosa, c'è qualche rogna da risolvere, può essere un arresto, mi chiamano per gli arresti, piuttosto che, insomma, per cose più lievi, ecco. Omicidi non me ne sono capitati, se questa è la prossima domanda. Senti Federica, ti chiedo un'ultima cosa, legata un po' alla situazione che stiamo vivendo tutti. È cambiato il tuo lavoro in questo anno, diciamo, di emergenza? Sicuramente credo avrai sofferto la lontananza da casa, ma anche dal punto di vista lavorativo è stato più difficile, hai incontrato appunto criticità diverse. Allora, devo dire che non è tanto cambiato, nei primi mesi della pandemia, l'anno scorso sì, perché c'è stata una vera e propria sospensione dell'attività giudiziaria, sono state sospese, rinviate tutte le udienze, perché in quei tre mesi, in realtà è durato da forse due mesi, dai primi di marzo fino ai primi di maggio, a parte le udienze con imputati detenuti, che erano le uniche che dovevano essere fatte, per il resto l'attività è stata totalmente bloccata, quindi non si andava, diciamo, di fatto in udienza, se non per queste poche udienze con imputati detenuti. E queste sono avvenute via Teams, quindi da remoto, con il collegamento del detenuto dal carcere. Per quanto riguarda, ad esempio, gli arresti, le udienze di convalida venivano con l'arrestato che si presentava con collegamento dalla stazione dei carabinieri che aveva fatto l'arresto, ad esempio. Quindi in questi termini è lievemente cambiato, ecco. Per il resto devo dire che poi da maggio abbiamo ripreso le attività regolarmente, pressoché regolarmente. Qui dopo la prima ondata in realtà non ci sono stati molti casi, quindi abbiamo potuto riprendere, devo dire, quasi tutto fin da subito. E quindi non, adesso poi non c'è mai stata più nessun'altra sospensione. Quindi nella seconda ondata noi abbiamo continuato a lavorare, a fare udienze come sempre in presenza, con le mascherine, il plexiglass, però abbiamo continuato a fare tutto regolarmente. Quindi c'è stata appunto una sospensione in quel periodo e basta, ecco. Per il resto è tutto avvenuto. Cara Federica, ti interrompo io, scusa, perché abbiamo sei domande già accumulate dal pubblico, quindi invertendo i ruoli ti sottoporrò un interrogatorio serrato e ti chiedo anche di essere succinta nel rispondere. Alcune sono molto di dettaglio, altre sui massimi sistemi. Allora, il primo nostro interlocutore ci chiede: qual è stato l'argomento della sua tesi di laurea e viene richiesto un voto minimo di laurea, suppongo per l'esame? Allora, per il concorso di magistratura non è richiesto un voto di laurea, quindi si può prendere qualsiasi voto. E il mio argomento di laurea è stato in diritto costituzionale sulle intercettazioni, quindi il bilanciamento tra il diritto di riservatezza e, diciamo, lo strumento delle intercettazioni. Era una tesi un po' a cavallo, scavallava un po' la materia del costituzionale sulla materia della procedura penale. Ecco. Sì, devo dire che tu hai sempre avuto un po' questa cosa dalla tesi, poi anche la tesi di dottorato, su questi argomenti un po' a cavallo tra la penale processuale, penale e costituzionale, che poi in realtà è stato quasi profetico per certi versi, perché mi pare che siamo in un momento con il regastro statuto di grande attenzione su questi temi. La dottoressa Castelli della Scuola Superiore, di cui ti ricorderai, ti fa una domanda: come si trova a svolgere la funzione di pubblico ministero in un contesto geografico così diverso da quello di provenienza? Un domani la dottoressa Castelli, che ha fatto il percorso opposto al tuo, cioè è venuta a studiare in Friuli della Sicilia, ci dirà com'è invece venire a studiare in un contesto geografico così fuori. Vi siete scambiate, dai, diciamo. Allora, c'è sicuramente una diversa mentalità, ecco, è diverso, oggettivamente è diverso.
però credo a livello professionale in realtà non cambi niente, nel senso ci sono una marea ad esempio di codici rossi al nord e al sud, codici rossi appunto ripeto, malvagliati, di maltrattamento, stalking, in tutti i contesti. Certo, qui ci sono delle peculiarità che in altre zone, devo dire ad esempio durante il dottorato a Trieste, non mi è mai capitato di fare indagini per pascoli abusivi, per furti di bestiame, per non lo so, truffe. Ecco, truffe all'INPS ce ne sono una valanga, specialmente con il reddito di cittadinanza. Insomma, ci sono dei reati che sono, secondo me, molto diversi al sud rispetto al nord. Però l'approccio, appunto, la professione è sempre la stessa, ecco, non cambia a seconda del contesto. Beh, il fatto che i codici rossi ci siano dappertutto non è rassicurante, significa che noi maschietti facciamo qualche difficoltà a governarci dappertutto nello stivale, insomma. Allora, dopo essere diventata, scusa, mi verrebbe da commentare, tu sai che sono logorroico, mi sto sforzando, dopo essere diventata magistrato, come trovo un tribunale, quindi questa che ci scrive una signorina, anche se non è che c'è diventata magistrato, come trovo un tribunale dove lavorare se quello della mia città non ha disponibilità? Allora, quando si supera il concorso, si fa appunto, come dicevo, il primo anno di dottorato presso la sede di residenza, presso la sede distrettuale di residenza. Quindi nel mio caso l'ho fatto appunto a Trieste perché era la sede distrettuale. E lo si fa a prescindere dal numero, cioè a prescindere dal numero di persone magistrati del Friuli, ad esempio, che hanno superato quel concorso. Quindi tutti lo fanno nella sede distrettuale, dove si ha la residenza. Dopodiché si fa appunto un anno di tirocinio cosiddetto generico, in cui si fanno 4 mesi con affiancamento ad un giudice civile, 4 mesi di affiancamento con un giudice penale e 4 mesi di affiancamento in procura. Quando ci convocano tutti a Roma per la scelta delle sedi, a quel punto ci viene fornito un elenco, qualche giorno prima, qualche settimana prima, non tantissimo prima, un elenco di sedi e funzioni che è esattamente lo stesso numero delle persone che devono scegliere. Cioè, ad esempio, nel mio caso eravamo in 340, vengono bandite 340 sedi. Quindi incomincia a scegliere il primo in graduatoria che ha la disponibilità di tutte queste 340. Via via scendendo si depennano le sedi. Quando tocca a te essenzialmente hai una serie di sedi e non si può fare diversamente, cioè a prescindere dal fatto che non ci sia niente nella tua regione, a quel punto tu scegli appunto quella che va meglio a te tra quelle che sono rimaste, sia come sede sia come funzione. E quindi non c'è un problema, ci sono sempre delle vacanze in organico, non c'è mai un problema di persone che poi non sanno dove andranno a collocarsi. Il problema è che uno, soprattutto alla prima sede, si deve, come dire, un attimo adattare, anche perché vengono messe ai primi minuti, ai nuovi magistrati, vengono messe le sedi, tra virgolette, più sfigatelle, cioè quelle che sicuramente non saranno oggetto di interesse per chi è già già magistrato, ecco, sta già svolgendo funzioni. Cioè, ad esempio, a Patti, probabilmente, se uno non è della zona, non è che attragga molto gli altri, piuttosto che appunto sedi molto più forse stimolanti, come può essere Palermo, come può essere qualsiasi altra cosa, ecco. Ecco, arriviamo alle domande sui massimi sistemi. Come fa a decidere se una querela merita un'indagine o di essere archiviata? Aggiungo io, per alleggerire, quante te ne capitano di proprio incomprensibili o sparate in aria? Io ho parlato una volta a un funzionario dell'ufficio esposti di un ente pubblico molto importante, mi ha detto che ricevevano di quelle cose indicibili. Allora, tendenzialmente si valuta innanzitutto se c'è la possibilità di fare delle indagini, perché può essere che ci sia la denuncia contro ignoti e ad esempio il furto all'interno dell'abitazione, non ci sono telecamere, non ci sono
abitanti nelle abitazioni vicine a cui poter chiedere qualcosa, a quel punto la querela viene archiviata immediatamente, non si fa nessun altro tipo di indagine. Fermo restando che è sempre possibile ovviamente chiedere la riapertura delle indagini nel momento in cui dovesse in futuro emergere qualche elemento di novità. Sulle querele incomprensibili ce ne sono, per carità, io in genere faccio, in genere sono quelle incomprensibili, quelle che vengono scritte proprio dalla persona interessata, che le presenta senza andare, senza rivolgersi ad esempio alla stazione dei carabinieri per denunciare il fatto. E in questo caso in genere le faccio risentire dalla polizia giudiziaria queste persone per chiedere di che cosa si lamentano, ecco, perché devo avere chiaro qual è il reato per cui io vado a indagare. Se ci sono, come spesso capita, questioni che mi accorgo immediatamente che sono questioni civilistiche, archivio subito dicendo che è una questione civilistica che attiene ad un inadempimento contrattuale e che quindi non c'è nessun reato di indagare, quindi archivio immediatamente. Ecco. Certo, se stai tenendo il conto delle 6, sappi che la lista si sta allungando, perché evidentemente suscita interesse il nostro dialogo e ci fa anche piacere, insomma. Allora, sempre sui massimi sistemi, con riguardo alla sua esperienza, quanto e se è difficile psicologicamente essere cosciente di svolgere una professione così importante e carica di responsabilità? Se a un certo punto ti stufi di rispondere, dici, eh? Allora, sicuramente ci si accorge e devo dire della responsabilità intendo che questa funzione ha dietro di sé, nel senso che quando mando a giudizio una persona, che sia per una sciocchezza piuttosto che per una cosa grossa, mi chiedo anche, cioè mi pongo dei problemi, mi pongo degli scrupoli, cioè io devo mandare a giudizio, mandare a processo un essere umano, quindi devo, come dire, effettivamente capire se c'è qualcosa di fondato nella denuncia e non parlo con, diciamo, la leggerezza, con una certa leggerezza, ecco, cioè devo avere degli elementi che sostengano la tesi di giudizio. Tendenzialmente quando io valuto appunto se mandare qualcuno a giudizio, valuto se effettivamente ci sono buone possibilità di arrivare a condanna, perché se ho un dubbio, diciamo più dubbi sulla possibilità di arrivare a condanna, allora mi pongo, diciamo, a monte l'interrogativo se vale la pena o meno mandare. Quindi c'è, diciamo, lo scrupolo e anche la consapevolezza, ecco, della responsabilità che è connessa con quello che facciamo. Però si affronta anche strada facendo, cioè è ovvio che all'inizio tutto sembra difficile, tutto sembra la paura, ecco, di qualsiasi cosa, vorrei dire, più facendolo più uno acquista ovviamente dimestichezza con quello che sta facendo e con le conseguenze ovviamente di quello che sta facendo. Ecco, due domande leggere, diciamo tecniche sul percorso. Il primo è: quanto incide il voto di laurea sulle possibilità di superare il concorso? E la seconda domanda, diciamo più operativa, su cui però voglio fare anche un commento: se dopo il tirocinio presso l'autorità giudiziaria non si riuscisse a passare il concorso, no? E si volesse ripiegare sulla strada B, è necessario incominciare da zero i mesi di pratica forense? Ora, io però ti voglio fare una reprimenda, che se gli ho stampato in testa che l'avvocatura è la strada B. Allora, cari ragazzi, l'avvocatura è la strada B di Federica, giustamente, ma insomma è un bellissimo lavoro anche questo, lo faccio anche io e devo dire che è molto bello. Ecco, scusa, ti passo la parola. Quindi, voto di laurea e necessità di ricominciare da capo la pratica. Allora, se uno vuole fare l'avvocatura, deve di fatto iniziare il percorso, a meno che non abbia fatto un tirocinio presso gli uffici giudiziari, perché quello mi pare che sia sostitutivo per un periodo rispetto alla pratica, a quel punto basterebbero solo 6 mesi di diciamo, pratica all'interno di uno studio legale, quindi 6 mesi passano abbastanza velocemente. Però non è appunto l'unica questione, cioè uno può benissimo ripiegarsi in qualsiasi altra cosa, cioè, può fare
il giurista di impresa, quindi entrare in un studio legale di una società, può anche decidere non so, di entrare in una banca, negli uffici legali delle banche, insomma, ci sono diverse strade che non necessariamente richiedono appunto un particolare percorso, nel senso basta fare un colloquio di lavoro, che sia la fortuna di essere assunti subito, non si ha una perdita di tempo, ecco, tra un percorso e l'altro. E poi per quanto riguarda il voto di laurea, come dicevo prima, non è richiesto come requisito per il concorso di magistratura e non rileva minimamente, cioè nessuno chiederà mai con quanto ti sei laureato. Quindi se uno si è laureato con il minimo eppure dopo si mette a studiare studia con serietà per preparare il concorso, può riuscirci benissimo, non c'è nessuna preclusione in tal senso. Ecco, adesso ti porgo l'ultima domanda che abbiamo, avviso tutti che se ne vogliono fare da, diciamo, 30 secondi da adesso devono tirarle fuori. Vorrei chiedere alla dottoressa Urban, ci scrivono, come si fa a gestire la tensione e l'eventuale naturalissima paura per la propria incolumità nel momento in cui si palesa la necessità di indagare su fatti particolarmente gravi? Allora, non saprei, nel senso non ho mai avuto timore per la mia incolumità, per fortuna, non ho mai avuto minacce o né velate né tanto meno strette, ovviamente. Io ripeto, alla fine molto spesso siamo, come dire, siamo un nome rispetto ad un provvedimento, non ci conoscono per strada, non sanno chi siamo, salvo che uno non decida adesso di perseguitare la Urban, e allora a quel punto incomincio a preoccuparmi, però di fatto ogni giorno io sono serena, non ho mai avuto nessun problema, ecco. Nel momento che mi dovesse, spero che non accada mai, ma se dovessi avere del sentore particolare, allora a quel punto incomincerò con il problema, farò le dovute segnalazioni eventualmente a chi di dovere, però insomma sono eventualità fortunatamente remote, ecco. Cioè, nel senso, non stiamo parlando degli anni 90 quando c'era effettivamente un attacco molto forte alla magistratura, ecco, adesso devo dire che per fortuna quegli anni non ci sono più. Certo. Senti, non ci sono più domande, cara Federica, per cui diciamo la mia funzione si va chiudendo. Io ti ringrazio, direi, per questo revival di tante chiacchierate anche dell'epoca dell'università, è sempre un piacere parlare con te. E ti ringrazio perché secondo me hai dato un bello spaccato. Recupero la nostra ultima domanda dalla nostra scaletta e diciamo così, in certi programmi televisivi alla fine si porta la videocamera sull'ospite, adesso hai 60 secondi per dire qualcosa al pubblico. Tra virgolette, se avessi qualche messaggio da dare, sia, diciamo allora 30 secondi per gli studenti delle superiori che devono decidere se fare giurisprudenza, tra virgolette, poi decidi tu, e 30 secondi per i nostri studenti che valutano se fare i magistrati. Io colgo l'occasione per salutare tutti, salutare Federica e poi una parola finale credo la vorrà dire il professor Mazzanti o la professoressa Rombi, anche che ringrazio. Allora, per chi ha le idee chiare, io ripeto, ribadisco il suggerimento di cercare in tutti i modi di provarci, ecco, per chi ha le idee chiare. Per chi non ha le idee chiare, dico non vi preoccupate, nel senso che, ad esempio, per chi sta studiando già all'università, sta già facendo giurisprudenza, sicuramente capirete qual è la vostra strada. Nel senso che vi sentirete, secondo me, a vostro agio a parlare di una certa cosa piuttosto che dell'altra, quindi sentirete un interesse verso una cosa o l'altra. Quindi prima o poi, secondo me, se non ci sono le idee chiare, si capirà qual è il percorso. Per gli studenti delle scuole superiori che devono scegliere, io posso assolutamente consigliare l'università, la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Udine. Anzi, appunto ribadisco, apre una serie infinita di possibilità che su quello che è possibile fare successivamente, che non è comune appunto a tutte le facoltà. E quindi ovviamente mi sento di consigliarla, ecco, se questo è il messaggio che posso dare, insomma la consiglio vivamente. E per chi ha voglia di studiare consiglio anche di provare il concorso alla scuola superiore,
perché apre proprio la mente, ecco. Apre la mente perché consente un confronto continuo e costante con non soltanto con, direttamente con i professori dell'università, ma anche con gli studenti che studiano tutt'altro. Quindi se uno si trova a cena la sera con chi studia medicina, con chi studia ingegneria, escono diversi argomenti, ecco. Quindi mi sento di... Ma i giuristi sono sempre più simpatici. Sì, diciamo così. Va bene, questo è insomma quanto. Ringrazio anche tutti, ringrazio la professoressa Rombi, Francesco. Insomma, vi auguro un grandissimo in bocca al lupo a tutti voi, ecco, di cuore.